Buonasera a tutti coloro che sono in collegamento. Allora, noi siamo l'associazione Il Grillo, come sapete, questa è la terza parte dei nostri incontri che stiamo svolgendo sotto la bandiera di Rigenerarci. Oggi abbiamo con noi il nostro caro amico dall'inizio, che è Andrea Claudi, che è un software engineer presso Red Hat a Milano. Esatto, con il simbolo, il cappello. E, insomma, la presentazione me la fa lui, quindi lascio la parola a te e poi la riprendo volentieri. Grazie, allora io prima di tutto ringrazio i ragazzi del Grillo che hanno messo insomma, in piedi questa splendida iniziativa e anche Arcimà che attraverso il progetto Rigenerarci ci dà l'occasione di essere qui a fare questa Esattamente. chiacchierata. E questa sera insomma, vorrei ragionare insieme a voi, vorrei che insomma, questo incontro fosse più partecipato, insomma, Okay. che una lezione, diciamo così, anche perché non è che ho molta roba da insegnare, diciamo così. E quindi, insomma, se avete dubbi, domande, interrompetemi pure Infatti immediatamente. invitiamo sia la platea dal vivo che la platea online a farci più domande possibili perché l'obiettivo è Assolutamente, questo, giustamente, come hai detto tu, assolutamente. Sì, no, cercare di vorrei provare, insomma, a instaurare un po' un rispondere, dialogo su esatto. una piccola idea, insomma, che ho avuto qualche tempo fa. Ragionando insomma di un po' di cose riguardo al mio lavoro, al lavoro che faccio tutti i giorni, di cui parlerò stasera, e insomma un po' di problemi e insomma metodi Ok, di lavoro che affrontavo in questi giorni. partiamo dall'inizio, cioè tu nasci in un piccolo borgo, cioè a Monsanviero Morico, dove Esattamente. appunto il circolo ha la propria sede, e quindi nasci all'interno di un sistema tradizionale, un sistema organizzativo legato a antiche tradizioni, appunto, antichi sistemi produttivi, che tu conosci benissimo, ovviamente, ma che poi nel corso degli anni hai... Da cui ti sei allontanato ovviamente perché hai fatto un percorso universitario, un percorso di dottorato di ricerca e infine ti sei trasferito in una grande città come Milano. Sì, un bel riassunto della mia vita, non avrei saputo mai di meglio, Abbastanza devo rapido, dire. abbastanza rapido. No, insomma, Però grazie, anzi, sarei stato molto più prolisso. questo per spiegare come quella parte di vita precedente al percorso di studi sia poi ritornata in maniera preponderante e Sì, inaspettata in un certo senso sì. nella tua avventura lavorativa, insomma, questo è il Assolutamente, concetto. assolutamente. Infatti, proprio questo, insomma, la cosa di cui Non vi c'è. vorrei raccontare stasera. Allora, no, adesso non Non entriamo nel dettaglio della tua vita, diciamo. no, no, non vorrei, diciamo, aggiungere suspect, Ok, diciamo immediatamente quello che faccio ok, tutti i giorni, che ok. l'hai già detto tu all'inizio, che è software engineer presso questa grande azienda che si chiama Red Hat, è un'azienda statunitense, nata negli Stati Uniti, che però insomma, ha Sei in tutto meno sede in qui. tutto il mondo e lavoriamo insomma in quasi tutti i paesi del mondo vendendo servizi informatici. Il nostro prodotto di punta è Red Hat Enterprise Linux e sostanzialmente lavoriamo quello che insomma, di cui vorrei parlare stasera è che lavoriamo unicamente su prodotti open source, su software open source. Di che parliamo quando parliamo di software open source? Anticipo la tua domanda. Esatto. Parliamo di una certa modalità, diciamo così, di lavorare sul software, di un software di una certa natura. Il software è quello che, insomma, volgarmente chiamiamo programma per il computer, un programma per il computer che è realizzato quando è open in una certa maniera, sostanzialmente attraverso l'apporto e il contributo di una comunità di persone che lavorano su un progetto. Ben Bene, definito. molto bene. La particolarità del software open è che rispetta quattro libertà fondamentali: la libertà di utilizzo del software, la libertà di studio del software stesso, quella di contribuire al software stesso e quello di condividere i miglioramenti che sul software possiamo apportare come singole persone, come parte, di, diciamo così, entità diverse, come quali possono essere aziende. Eccetera. Queste quattro libertà, diciamo così, non nascono dal nulla, ma dal lavoro di un pioniere, diciamo così, dell'informatica moderna, che è Richard Stallman,
che lavorava come tecnico al MIT negli anni 70-80, diciamo così, per fare insomma la storia, è una storia molto lunga, ma per farla abbastanza, diciamo, per raccontarla il più breve. possibile, diciamo così, dovete sapere che negli anni tra, insomma, l'avvento del computer, gli anni 40-50 e gli anni 70, la maggior parte del software, praticamente la totalità del software che veniva utilizzato per programmare e utilizzare queste macchine era di pubblico dominio. Sostanzialmente Aveva diritti. nessuno aveva diritti su questo software, era un po' come una scritta sul muro, diciamo così, una roba di questo genere. Nel passare degli anni, col trascorrere degli anni, qualcuno ha capito, con insomma anche il fatto che le macchine hanno cominciato a essere più utilizzate, più Sofisticato. sofisticate sicuramente, ma anche più utilizzate, più insomma a buon mercato, tanto che hanno cominciato a essere diffuse per prima anche nelle piccole aziende e poi anche nelle famiglie con l'avvento del personal computer. Qualcuno ha cominciato a capire che dietro al software ci poteva essere un business bello grosso, Interessante, molto interessante, e il software ha cominciato a diventare chiuso. Che significa? Che sostanzialmente veniva sviluppato nelle quattro pareti di un'azienda, il codice sorgente, diciamo così, che i mattoni di base che si distribuiscono su questo software non rimanevano, esatto, chiuse all'interno dell'azienda, e nessuno sostanzialmente poteva contribuire o migliorare questo software che rimaneva proprietà di questa azienda, dell'azienda stessa che lo sviluppava. Intorno a quegli anni, appunto, cosa succede? Il MIT acquista una nuova stampante, una storia abbastanza simpatica, insomma, è interessante raccontare, e utilizzavano, diciamo così, un particolare metodo di stampa che prevedeva che il tecnico, che all'epoca era appunto Stallman, modificasse leggermente il driver di questa stampante per permettere appunto di stampare nella maniera che loro preferivano. Stallman si accorge di avere a che fare con una stampante dove il driver non è codice sorgente aperto, su cui non può sostanzialmente mettere mano per modificarlo. Quindi scrive all'azienda e chiede la cortesia di fornire il software per apportare delle modifiche. L'azienda il software lo nega, sostanzialmente, io lo nego, perché non c'è alcuna ragione perché un utente poi ha il de codice debba poter sorgente. modificare questo codice sorgente, visto che insomma, è loro proprietà. A questo punto Stallman comincia, insomma, a fare due ragionamenti, a domandarsi come mai, insomma, quello che era possibile fino a un anno, 2 anni fa, fino a qualche mese fa, adesso non è più possibile. E comincia anche a pensare, cioè, cosa succederà di qui in avanti quando non potremo più, non potrò più controllare Dei vari codici sorgente. e non solo, anche in questo caso si parla di una stampante, ma anche, insomma, Altri i vari dispositivi. macchinari, insomma, dispositivi che acquisterò, non sarò più in grado di controllarli a mio piacimento. Poi ci ha fatto due domande, vede insomma un futuro che non gli piace E si e, ribella. esatto, e diciamo si ribella a suo modo, mette in piedi, ci ragiona un po' su e mette in piedi quello che poi è diventato il progetto GNU, sostanzialmente, che è un acronimo un po', insomma, adesso è un po' tecnica la storia, GNU is not Unix, è Unix è un sistema operativo, ma non scendiamo appunto sul tecnico. Sopravviviamo. È una storia veramente molto lunga e studia insomma queste quattro libertà, le espone diciamo così al grande pubblico, inizia a propagandare la sua visione diciamo così tramite incontri in giro per il mondo e comincia a sviluppare lui stesso per primo del software che rispetti queste quattro libertà. E da lì in avanti, cioè, chiaramente questa cosa comincia in piccolo, lui e le poche persone che gli davano ascolto all'inizio, ma Gli credevano. esatto, i suoi colleghi, magari qualcuno che sentiva più da vicino quell'esigenza, poi i primi che ha riuscito a convincere parlando alle conferenze che ha cominciato a fare in giro per il mondo. Pian piano questa cosa è diventata un vero e proprio, oggi lo si chiamerebbe movimento. Tantissime persone in giro per il mondo iniziano a capire che dietro questa filosofia ci sono anche dei vantaggi molto importanti. Vantaggi in primo luogo, diciamo così, proprio nella metodologia, nel metodo in cui sviluppiamo il software. Per capirci, un software chiuso, nessun software è perfetto. Ogni cosa, insomma, che noi facciamo è piena di problemi, in quanto esseri umani, tutte le cose funzionano così. Ogni software ha dei problemi, dei bug di funzionamento, delle cose, insomma, diciamo così, che vorreste andarsene in una maniera e invece in realtà non ci vanno. Dei crash, eccetera, eccetera. E il software chiuso
questi problemi li deve aggiustare l'azienda che produce questo software, sostanzialmente. E con l'unica cosa... I bagni sporchi se lava a casa, insomma. I bagni sporchi li deve lavare l'azienda, insomma, che li ha generati in questo caso. E quindi devono mettersi lì e aggiustare questi problemi, chiaramente su segnalazione degli utenti. Ma alcuni problemi possono essere legittimamente una priorità per le aziende, perché su certe cose, ad esempio, ci guadagnano soldi, o semplicemente perché voi utilizzate il software in maniera così gratuita o errata, nessuno vi risponderà mai che la maniera giusta di usare è un'altra, o semplicemente perché, insomma, essendo i soli che notate questo problema, l'azienda non trova nessun interesse ad aggiustarlo. Tipicamente l'azienda agisce laddove vede grosso interesse economico, certo. Quindi quando un cliente importante si lamenta, siamo tutti lì ad aggiungere. Corre velocemente. Funziona anche così, no? La mia, però insomma, voglio dire, non è una novità da nessuna parte del mondo. E cosa cambia col software aperto? Che il codice sorgente è disponibile a tutti. In linea di massima, se voi utilizzate un programma e sapete come metterci in mano, sapete come modificarlo, potete voi stessi aggiustare il problema che avete incontrato. Vi mettete lì, studiate un attimo il codice, utilizzate il programma, la prima libertà. Studiate il codice avendo incontrato un problema, seconda libertà, modificate il codice sorgente e create un prodotto migliore, e qui siamo alla terza libertà, e infine... Condividete questo con il resto di... Le licenze, diciamo così, che Richard Stallman, la licenza, che è la GPL, che Richard Stallman ha inventato, diciamo così, ha scritto, vi rende in grado di condividere appunto il risultato del vostro lavoro con tutta la comunità e con tutti gli sviluppatori e poi gli sviluppatori e gli utenti che utilizzano quel software. Quindi c'è un evidente vantaggio a sviluppare open, c'è uno svantaggio, voi potreste pensare, economico, perché questa cosa qui è difficile poi da vendere. In realtà non è propriamente così. Al giorno d'oggi ci sono, diciamo, decine, forse centinaia, migliaia di aziende in tutto il mondo che fanno questo mestiere, lavorano su software open e diciamo riescono in qualche maniera a trarre un profitto. Esatto, nemmeno troppo misterioso a trarci un profitto. E come si fa? Ci sono vari modi di fare questo. E nel nostro caso, ad esempio, noi vendiamo subscription. Okay. Si tratta di licenze con cui noi, insomma, forniamo all'utente un servizio importante, quale come supporto all'installazione e una priorità, diciamo così, poi quando incontri problemi e ce li segnala, devi aggiustarli. Chiaramente sono vari livelli, eccetera, eccetera. Vabbè, quindi offriti assistenza, esattamente, ma anche la possibilità di configurare il prodotto a secondo di quello che poi voi, l'utente o l'azienda che ci chiede, insomma, il servizio, vuole usare e secondo i suoi fini. Chiaramente poi, insomma, adesso non scendiamo nel tecnico, ma ci sono vari modi di utilizzare i sistemi che noi produciamo, che i programmi che voi stessi utilizzate, insomma, sono cose che voi stessi conoscete. Il fine, poi magari se un'azienda ovviamente già ha determinati fini o un privato. Poi c'ha delle esigenze ulteriori rispetto a quello che il prodotto è pensato e noi cerchiamo di venirci incontro e di accogliere invece queste richieste di modifica. Invece di comprare, diciamo, un pacchetto standard, compro un pacchetto un po' più ad esatto. persona, sì, più sì, preciso per le necessità. Ma a questo punto sorge una domanda: perché un singolo cittadino dovrebbe spendere 2 ore della propria giornata a mettere mano su qualcosa che poi in realtà verrà usufruito da tutti gratuitamente? Questa è una grandissima domanda e io per rispondere a questa domanda faccio, diciamo così, un passo di lato, se volete, cioè provo a proporvi un'analogia. Diciamo così, che insomma un po' dove la riflessione che facevo, insomma, che è un po' il tema del nostro incontro, vi provo a proporvi appunto questa riflessione. Ed è che mi sono reso conto, insomma, così, pensando un po' al lavoro che faccio tutti i giorni, che non è poi troppo distante dal metodo di lavoro che in queste campagne i nostri nonni stessi adottavano fino, insomma, a qualche decennio fa. Perché? Cioè, sembra un'analogia un po' strana, me ne rendo conto, però... Dai computer ai campi, insomma, non è... Esatto, siamo su due campi, appunto, molto diversi, scusate il gioco di parole, però... io credo che ci sia invece un'attinenza,
un filo conduttore che va dalla campagna fino al supercomputer che insomma fa i calcoli sulle traiettorie delle sonde spaziali. E il filo conduttore è molto semplice, che questi sistemi che usiamo così oggi, aperti in base a questi principi, sono gli stessi che usavano più o meno i principi appunto su cui si lavora i nostri nonni, ovvero condividere il risultato dei lavori e delle cose che facciamo. Con gioia, magari davanti a una tavola con un fiocchetto di vino. Esattamente, E questo è con proprio. soddisfazione, alla fine il risultato è quello, condividere con soddisfazione un risultato raggiunto tutti insieme. Assolutamente, assolutamente. Infatti, così pensandoci un po' su, uno può ricordare magari qualche tempo fa i nonni che si sedevano al tavolo, magari durante la classica partita di briscole 3-7, scambiavano pareri sul momento giusto per fare un'attività in campagna, sui problemi dell'orto, su insomma, le varie malattie dei pomodori piuttosto che delle pesche, o dei trattamenti da effettuare in campagna. Le previsioni del Ciascuno. Le tempo. previsioni del tempo, eccetera, e ciascuno condivideva quello che sapeva senza nessun problema. Senza nessun Senza vendere, diciamo. nessun ritorno economico, che non era la stima magari Per dell'amico a cui l'amico, certo. davi un buon consiglio. Quindi, cioè, sembra una follia, ma in fin dei No, no, conti no. il metodo di lavoro è quello lì. Anzi, uno comincia a domandarsi come mai un altro metodo di lavoro, che è quello, diciamo così, chiuso, closed, si è poi affermato nel tempo. E come mai la nostra comunità poi ha perso questo, diciamo, questa metodologia, questo modo di stare insieme? Che da noi nelle Marche si chiama raiuto, riuto, Il no? rayon, Riuto. esatto. Esatto, lì, quello è un altro aspetto molto interessante, ad esempio. Quello è proprio la natura del lavoro. Adesso per raccontarvi un po' nella pratica quello che faccio tutti i giorni, no? Per esempio, quando noi incontriamo un problema, chiaramente la prima cosa che facciamo è lavorare su un prototipo di soluzione nel nostro spazio, diciamo, nel nostro PC, nel nostro spazio privato, diciamo così. Chiaramente le cose vanno costruite, aggiustate, testate. Nel momento in cui siamo abbastanza confidenti, diciamo così, confortevoli in questa soluzione, sicuri che sia quella giusta, la condividiamo con la comunità attraverso una mail, attraverso altri sistemi, insomma, adesso non scendiamo nel tecnico, ma la soluzione viene condivisa con la comunità che lavora sul progetto, ovviamente, che stiamo cercando di aggiustare o a cui stiamo magari cercando di aggiungere una funzionalità, per esempio. Questa patch, così si chiama, insomma, in linguaggio Che tecnico, pezzo sta per? pezza. Esatto, dall'uditorio qualcuno, pezza pecetta, se volete, E un metteci una lavoro noto pezza. all'epoca, perché insomma non è che si compravano molte paia di pantaloni, esatto, metti alle pezze, come si dice, così. Perfetto, perfetto. Anche questa è un'altra similitudine interessante. All'epoca era così. Queste patch appunto vengono condivise con la comunità che le valuta. Quindi ci date dei consigli su come, se quella è la maniera giusta di aggiustare quel problema, se magari abbiamo trascurato qualche aspetto che può essere sfuggito, o se magari invece la nostra Funziona. patch interviene, funziona, anche questo ci viene assolutamente comunicato. Se la cosa funziona, qualcuno dice ok, l'ho provato e a me funziona, ma anche magari se questo interviene su un problema più ampio, di cui noi abbiamo trovato magari solo la punta, e ci si chiede magari un attimino, ma come questa cosa si può aggiustare Alla base. alla base, alla radice, questo problema? Quindi c'è un contributo di tutta la comunità a una Miglioria. miglioria, a un aggiustamento che stiamo cercando di fare. E alla fine questa patch, opportunamente rivista n volte se serve, in vari passaggi, viene poi accettata nel progetto e integrata. Ora, questo è un po' quello che Quindi dicevi tu. mentre parlavi mi viene un'immagine davanti, cioè un nucleo che sarebbe poi il progetto e la comunità, con tante frecce che convergono verso il nucleo, che sono i vari individui che contribuiscono in qualche modo a un progetto comune. Ma queste frecce sono comunque bilaterali, Assolutamente, perché noi giusto? stessi, perfetto, questa è veramente hai Analisi. colto veramente il punto, perché effettivamente noi stessi guadagniamo da questa attività. Nel momento in cui qualcuno mi evidenzia un errore che ho fatto in una patch, chiaramente imparo qualcosa da quell'errore, ok, e la volta successiva si spera, insomma, di non riproporlo. Tra
Ma è anche un richiamo al lavoro, cioè nel senso è anche un modo di soddisfazione del tuo lavoro, no? È rendere. Assolutamente, chiaramente è un lavoro più soddisfacente, diciamo, da questo punto di vista, vederlo immediatamente condiviso e Esattamente. giudicato, insomma, dalla comunità e integrato in un progetto, ed è anche queste discussioni si svolgono in completa apertura, ci sono delle mailing list No, online in cui si discute questa roba. facendo un parallelo col lavoro chiuso, magari nel lavoro chiuso, cioè nel senso un open source come la tua, magari si ha un'idea che poi nel momento in cui è finita, rivista, conclusa, la si lancia al grande pubblico, ma c'è il problema che magari non funziona. Invece questo Esattamente. approccio al lavoro permette un miglioramento graduale che alla fine permette la soddisfazione sicuramente della platea dei clienti. Assolutamente, questo è verissimo, insomma, Un parallelo con un sistema chiuso, cioè un sistema che non ha anche possibilità di scambio, di ecco, quelle interfaccia. due freccette Sì. che dicevi. Questo è un punto, è un altro punto, diciamo, dei vantaggi del software aperto. Quello per cui, insomma, chiunque può andare lì e scaricare magari un codice non ancora completo, ma già cominciare a giudicare e segnalare Esatto. eventuali malfunzionamenti o magari un'interfaccia utente poco comprensibile, cosa che poi si possono aggiustare in corso d'opera molto più facilmente che, diciamo, una volta il prodotto Tutto finito, finito, certo. ovviamente è più difficile Più difficile. ripensare Cioè, come magari. se ci fossero dei test Graduale. graduali. Assolutamente, assolutamente. Questo è un altro punto, insomma, molto importante. Però questo. Prima si parlava dell'urlaiuto, effettivamente è molto simile a quel processo lì, per cui qualcuno, insomma, lavorava, diciamo, nel suo campo, chiamava il collega a dare una mano, diciamo, l'amico del campo vicino veniva lì, ricordo ad esempio, eravamo vicini da casa, tuo nonno veniva ad aiutare. Raccontava di tuo nonno, Esatto, tuo nonno assolutamente. veniva ad aiutare mio nonno a campo, ricordo benissimo, con i trattori, facevano, ovviamente in due si fa prima e si E faceva il poi si cambio. scambiava il favore. Si fa il cambio, si ricambia il favore e quando toccava, cioè io ero troppo piccolo per avvicinare, allontanarmi così tanto da casa, ma nonno sicuramente veniva ad aiutare. Assolutamente sì. E così funzionava all'epoca, diciamo, e in qualche contesto così ancora continua a funzionare, funziona. Quali sono Perfettamente. per Mi esempio i pare. contesti? Perché per esempio in campagna adesso non funziona più così da diversi anni. Io ero piccola, poi pian piano ho visto proprio crescendo come si è modificata la situazione e l'ottica di vedere il lavoro proprio. Quali sono invece magari le altre realtà che ti vengono in mente, che Ce ne sono. invece mantengono questa forma di comunità? Ce ne sono diverse, secondo me. Quella del settore informatico chiaramente è la più importante, ed anche quella, insomma, che oggi anche, diciamo, sui giornali, nell'informazione pubblica, vedete, come quella che genera Visibilità. Ok. è più visibile, e genera anche molto più movimento di denaro, diciamo, di altre realtà simili. Ma le realtà cooperative, specialmente qui in Italia, ma anche in altri paesi europei, sono un esempio di questo tipo di, diciamo così, Approccio. di approccio al problema. In cui ad esempio un certo numero di persone si riuniscono per un fine comune e decidono di investire, insomma, in qualcosa che è simile a un'azienda e che poi continua, diciamo, a perseguire questo fine comune reinvestendo gli utili, gran parte degli utili, nell'azienda stessa, nella cooperativa stessa. Esistono varie forme di cooperative, cooperative di produzione semplicemente, cooperative di consumo. È una grandissima cooperativa di consumo, per dirne una. Poi vabbè, insomma, non, questi modelli non sono privi di criticità, dovrebbe essere onesti, diciamo così, chiaramente non possono essere e non sono la panacea, la soluzione ad ogni male, ma sono un esempio, insomma, così di cui, in cui questo paradigma, diciamo così, di mutua collaborazione continua a funzionare. All'inizio del secolo scorso c'erano le società di mutuo soccorso, in cui degli operai mettevano in comune parte dello stipendio per venire incontro quando non c'era ancora welfare state, non c'era ancora, insomma, pensioni o infortuni o roba di questo genere. Per Sì, garantire assistenza sanitaria esattamente. Gli stessi difficoltà. operai, insomma, aiutavano i colleghi in difficoltà con un fondo comune che gestivano attraverso queste società. Ma in realtà volevo collegarmi a questo tipo di discorso perché la tua, cioè dal punto di vista lavorativo che abbiamo capito quello che fai, ma in realtà in parallelo c'è stata una grande
associazione di cui hai fatto parte, che insomma è anche una realtà molto vicina a questo tipo di modelli virtuosi, cioè l'ADI, Sì, vabbè, dove appunto questa è è colpo una basso. lunga storia, però. No, 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 possiamo dirla in breve, sostanzialmente è un'associazione di rappresentanza dei dottorandi e dei ricercatori in formazione in Italia che lavora anche così, sulla base del lavoro volontario delle persone, cerca insomma di migliorare un po' le condizioni di tutti i ricercatori in formazione in E questo paese. intervengo io, Andrea è stato uno dei portavoce di un miglioramento che è avvenuto qualche anno fa, Sono stato in un sede, responsabile, ho cioè. avuto la fortuna, diciamo così, non esageriamo No, per i miei meriti, che ho avuto la fortuna di essere parte squadra di di una lavoro. squadra molto, molto, molto affiatata, diciamo così, una segreteria nazionale che è riuscita a ottenere diversi, insomma, risultati, Successi. l'aumento della borsa, la Discol, eccetera, eccetera. Però, insomma, questo. Sicuramente lavoravamo in maniera molto simile a questa qua, ma l'ADI non è l'unica associazione che lavora No, ovviamente. secondo questi paradigmi. Per dirvene una, anche il vostro circolo è un esempio di comunità che lavora, diciamo così, senza utili economici, diciamo No, così. in maniera più che altro aperta, no? Il concetto Esattamente. open source. Esattamente. Diciamo che mi pare di poter dire che qui è benvenuto il contributo di tutti. Sì. E quindi c'è quella libertà, diciamo così, di utilizzare questo circolo per svagarsi, per farti la partita a carte, per raccontarsi una storiella o ridiscutere insieme Ma questa anche sera. il secondo punto del tuo diktat, cioè lo studio, no? È alla Il fine creare, il no? creare, lo studio delle situazioni, questo che stiamo facendo in questo momento è proprio questo, cioè cercare di capire e analizzare determinati aspetti della vita per poter appunto studiarli e applicarli, quindi è Assolutamente, e mi il pare circolo di di questo. poter dire che c'è anche, diciamo, la libertà di creare tutti insieme, di modificare, anche se volete, le idee degli altri, cercando di Esatto. adattarle o di migliorarle e di condividere I assolutamente risultati. i risultati tutti insieme. Come? Perché Come? chiaramente il lavoro che fate Assolutamente. qui, adesso diciamo così, per le regolamentazioni del Covid, diciamo, il pubblico è limitato, ma diciamo, se non ci fosse stato questo piccolo infortunio, Esatto. magari stasera sarebbero potuti essere molti di più, ma comunque si sta comunque seguendo online, quindi Quindi sì, siamo molto, stiamo molto condividendo, felici. diciamo, in qualche maniera. C'è qualche domanda a proposito? Ah, domande dal pubblico, attenzione. Vai. Ok, intanto grazie perché è stato molto interessante. Volevo fare una domanda perché se ho capito bene, insomma, questo super programma, qui insomma si lavora tutti insieme, è composto, c'è cioè l'ambiente, insomma l'ecosistema in cui si muove questa roba, è composta sia da grandi aziende che producono software importanti che poi usiamo tutti, diciamo così, ma anche poi persone singole che collaborano, c'è cioè una comunità anche di persone che non guadagnano soldi, a differenza delle aziende che invece fanno tanti soldi. Quindi la domanda che mi veniva è che, insomma, l'open source è un po' come un bene comune, no? Come l'acqua del fiume, come i boschi, no? E noi siamo un po' abituati che quando arrivano questi grandi big che poi sono quotati in borsa e macerano un sacco di soldi, poi finisce che l'interesse delle singole persone o comunque di quelli più deboli venga un po' calpestato poi dall'interesse economico. C'è questo pericolo nella comunità dell'open source? Ci sono degli strumenti che voi utilizzate per tutelare la comunità, insomma, davanti appunto alle grandi aziende che invece fanno i miliardi su questo sistema? Grazie per la domanda, è interessante questa domanda perché permette appunto di chiarire come poi l'open source riesce a tutelarsi appunto da queste spinte. Perché chiaramente, effettivamente, quello che è successo una volta, cioè che il codice di pubblico dominio è stato in qualche maniera, diciamo, alterato, preso e preso closed in qualche maniera, poi mai non succede ancora, non succede più. Ed è appunto così, questo risultato da attribuire a quella che è appunto anche il lavoro di Stallman, ma il lavoro di tante altre associazioni in realtà del software che hanno creato delle licenze che consentono di far sì che
un prodotto software realizzato secondo questi dettami, diciamo così, questa filosofia open source, rimanga poi open nel corso degli anni e delle varie modifiche, varie versioni che si succedono. Semplicemente, un esempio pratico è la GPL che vi citavo prima, che è la licenza elaborata da Stallman, che prevede che ogni versione modificata del software, quindi ogni, diciamo così, patch, se volete, che ci aggiungiamo sopra, sia rilasciata agli utenti che utilizzano poi il software secondo la stessa licenza GPL. Ok. Questo rende chiaramente il lavoro, diciamo così, perpetuamente protetto da questa licenza di software libero, che consente, insomma, di preservarla da eventuali attacchi, se volete, proprietari, se vogliamo chiamarli così, per cui un'azienda va lì, prende il software libero, lo impacchetta e dice: questo l'ho fatto io, ad esempio. Certo. Questo Cioè, quindi è. la licenza è come un'assicurazione? No. È come una tutela Una legale tutela. che si migliora, che si rinnova nel corso degli Diciamo anni. che è un trucchetto, se volete, basato sul fatto che il software è assimilato a un'opera dell'ingegno e come tale ha un copyright sopra. Quando io Come un brevetto, Non beh, diritto più o d'autore, cosa del meno. genere. È È diritto d'autore e brevetto più sono due cose leggermente precisa. differenti, diciamo, però il diritto d'autore è un po' come il diritto d'autore che prendono gli autori sui libri Sì, che scrivono. esatto. Il software è paragonato a un'opera d'arte, se volete, di Ok. questo tipo. E nel momento in cui io concedo l'uso di questa opera, diciamo così, dell'ingegno, lo faccio tramite una licenza. Cioè io ti garantisco il diritto di usarlo se tu rispetti chiaramente alcune limitazioni che io posso o non posso mettere sul software stesso. Se qualcuno di voi ha mai installato Windows su un prodotto, ma per citarne uno, il più famoso prodotto proprietario, ma anche ci sono centinaia di programmi di questo tipo, si sarà accorto che all'atto di installazione deve scorrere un testo lunghissimo, tipicamente nessuno Accetto. legge, alla fine preme l'accetto, quella è la licenza. Ok. In quel caso, se qualcuno di voi si prenderà prima o poi la briga di leggere quel testo, vi accorgerete che è pieno di limitazioni o di modi con cui, ai modi in cui quel software può essere usato. Cioè, ad Cioè, un esempio, diktat sull'utilizzo alla fine. sì, diciamo che l'azienda che vi vende quel software vi impone di usarlo in una certa determinata maniera e secondo certi determinati. Ad esempio, tipicamente chi fa software chiuso vi impone di non decompilare, che significa il codice sorgente, che significa di non prendere il programma e provare a risalire al codice sorgente. Sono Ok. delle operazioni tecniche abbastanza difficili e complesse che però sono tuttavia possibili. Quindi se uno, cioè, si mette lì a fare questa operazione, può ottenere il codice sorgente e poi lavorare e modificare quello. Chiaramente questa cosa, chi produce software proprietario, non va giù, diciamo così, è normale. Diciamo, se basi i tuoi affari, diciamo, il tuo giro d'affari sul fatto che il tuo codice sorgente sia chiuso dentro le 24 mura, non ha alcun interesse che questo codice sia poi ricostruibile o girabile a pezzi. E quindi cosa succede? Succede che si pongono delle limitazioni a questo, come sì, come altre, per esempio, che a volte sono anche dovute alle leggi che gli stati adottano. Certo, Sono dipende dallo stato tutte dovute poi. alla cattiveria, diciamo così, alla volontà delle singole aziende. Nel software open source, la licenza garantisce le quattro libertà fondamentali di cui abbiamo parlato prima e quindi vi garantisce di poter utilizzare quel software, di poter avere il suo codice sorgente a disposizione, quindi di poterlo studiare e di poterlo modificare e condividere quei risultati secondo, cioè, utilizzando la stessa licenza. Non tutte le licenze sono così restrittive, non tutte le licenze di software libero sono così restrittive e ce ne sono alcune che vi consentono addirittura di rilicenziare, diciamo in qualche maniera, il software, il codice sorgente che voi producete, ad esempio cambiando la licenza o usandone un'altra. Questo è un, no, tipo di filosofia leggermente diversa, per cui diciamo, la libertà del All'estremo vostro uso è quasi. portata sia all'estremo che in linea di massima esistono persino licenze che vi consentono, diciamo, di prendere il vostro software e di la vostra modifica, diciamo così, è di farlo diventare closed, si porta all'estremo, diciamo così, la filosofia per garantire agli utenti anche questa possibilità, volendo c'è anche questo. Domanda. Andrea, sì, vorrei farvi una domanda. In Vai. questo caso, Andrea, però ovviamente allargherei anche il discorso a Michele. Allora, se all'interno della comunità open source ci fossero dei disaccordi su come fare una determinata cosa, come si arriva ad una decisione? Grande domanda, c'è
ci sono disaccordi tutti i giorni, anzi, no, è normale che ve ne siano, come in tutte le comunità che appunto gestiscono qualunque progetto, ci sono opinioni anche diverse. Tra noi, no, da noi mazzo e coltello. No, immagino che anche comunque voi abbiate le vostre belle discussioni su come organizzare un evento al meglio, sono magari vari pareri, e poi alla fine arrivate a una mediazione, si arriva a un accordo su come fare questa cosa nella maniera migliore possibile, col minor sforzo possibile. E questo si fa anche ovviamente nella comunità open source, e quel processo di revisione che vi raccontavo prima è un po' il modo attraverso cui noi poi arriviamo a trovare la quadra e un accordo. I conflitti si gestiscono in questa maniera qui, e le comunità tipicamente adottano anche, diciamo così, un codice di condotta. Sì, insomma, è una cosa, un regolamento interno, se volete, è una cosa tutto sommato abbastanza recente nella vita del software open source. Prima non era, insomma, non era così sentito questa esigenza. Io credo, insomma, che la cosa sia sommato, insomma, giusta, e vada anche per il meglio così. Per cui, insomma, sì, certi tipi di comportamenti sono scoraggiati, diciamo così, mentre certi altri sono preferibili e incoraggiati. Una domanda che spesso ci si fa nelle comunità open source, ad esempio, è come attirare nuovi collaboratori. Penso che è una domanda che magari a volte vi fate anche voi, no? Cioè, come attirare qualcuno che può aiutarvi a organizzare le vostre iniziative. E nella comunità open source, tipicamente, come prima cosa si cerca di limitare gli atteggiamenti che sono escludenti, quel tipo, insomma, di atteggiamenti per cui si risponde secchi ad una patch, a un contributo, no, questo non funziona, e finisce lì, cioè, che non è di senza mettersi al lavoro, diciamo. Non è di molto aiuto, diciamo così, no? Per chi sta contribuendo per la prima volta ad un progetto, magari prendersi un attimo la briga di spiegare perché quella cosa non risolve realmente il problema, può aiutare chi ha elaborato quella patch a capire dove sta l'errore e a risolverlo. È un modo, insomma, avere un altro tipo di accoglienza, esatto, un modo per accogliere meglio le persone, chi cerca per la prima volta di fare di portare il proprio contributo. Immagino, insomma, che voi non rispondiate tipicamente come a qualcuno che si avvicina a voi per poter magari portare un contributo, dice: guarda, non ci abbiamo bisogno, no? No, non è così che funziona, certo. Esatto. Cioè, si cerca il modo di integrare chiunque, di metterlo al lavoro, e ce n'è più bisogno proprio nei progetti che sono piccoli, diciamo così, dove la comunità è molto ristretta e piccola, e lì una comunità di specialisti molto 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 ridotta, perché insomma il prodotto in cui sta lavorando è una cosa molto difficile, e lì assolutamente appena arriva qualcuno che si mostra di saper fare viene immediatamente messo in grado di poter lavorare nella migliore dei modi possibili. Questo è, adesso ho fatto in mente una cosa che è c'è un altro punto in comune con le antiche tradizioni, perché le grandi famiglie degli anni 40 e 50, quando c'erano le grandi famiglie che stavano sotto ovviamente contratti di mezzadria, spesso e volentieri i padri della stessa famiglia, diciamo 15-20 persone, erano specializzati in compiti diversi. Per esempio, io ricordo sempre, il padre di mia nonna era un falegname, perché ovviamente i mobili non si compravano. Però per esempio il padre di mio zio, il fratello, era specializzato più nel lavoro nei campi. C'era chi si occupava più della questione magari della potatura, c'era chi si occupava c'era una divisione del lavoro sostanzialmente. Assolutamente, che... e questo è quello che accade nei progetti tipo Open, più grandi, diciamo così, in cui non tutti sanno tutto. Esatto. Naturale, ma ci sono delle divisioni dei compiti ben specifiche. Ma non cui... è poi solo una questione, come dicevi tu, di divisione del lavoro, ma è saper ascoltare chi affronta quel determinato problema in maniera magari più tecnica, o perché ne ha avuto esperienza, perché ne ha avuto studio, ne ha avuto, diciamo, altri tipi di contatti. Quando si facevano le cose in comune, come potare tante piante, si ascoltava quello che diceva colui che era tutto l'anno, che si occupava tutto l'anno di quel tipo di lavoro, capito? Assolutamente. Cioè, l'ascolto e poi... E mi viene da dire che questo tipo di società e questo tipo di comunità, se vogliamo fare il parallelo con l'open source, sono comunità molto meritocratiche. E longeve. E longeve, assolutamente. Longeve, perché appunto questo tipo di sapere, se ascoltato a dovere, riesce a protrarsi nel tempo, no?
assolutamente. Cioè, il metodo con cui antiche tradizioni sono portate nel tempo, cioè sapere ascoltare chi sa quella cosa perché l'ha affrontata in maniera specifica, perché è stato allievo di un maestro, diciamo, in Cioè, maniera banale. tanto è vero che quando i conflitti, diciamo così, sono su cui, ad esempio, sulla maniera tecnica di risolvere un problema sono particolarmente accesi, quello che succede, per rispondere proprio più precisamente alla domanda che mi si faceva, è che si arriva, diciamo così, alla decisione di chi gestisce il progetto. C'è sempre all'interno della comunità chi in un dato momento o per ragioni storiche, per ragioni meritocratiche, gestisce poi il progetto, si occupa di accettare, diciamo, di dare il parere di ultima istanza. E in quel caso, diciamo così, se volete, si ricorre all'anziano. No, è vero. Esatto, per quello L'anziano. che stava a capotavola. Esatto, no, l'anziano non anagrafico, diciamo così, ma diciamo, chi per merito, diciamo così, o per ragioni storiche, perché ha fondato quel progetto e quindi ne conosce meglio, la natura, a quel punto decide, diciamo, qual è la maniera giusta di risolvere un problema piuttosto che. Come direbbe nonna, si è fatto sempre così. Esatto. Quindi l'ultimo parere da noi è così, si è fatto sempre così, quindi facciamo così. Cioè, Cioè, se c'è un disaccordo, si fatto sempre così, facciamo così. anche questo è un modo di risolvere il problema, sì, assolutamente. Così, in campagna spesso così. C'è un'altra domanda, mi pare. No, più che altro voglio fare una considerazione, cioè una riflessione, magari la facciamo insieme. Allora, io nell'ambito del lavoro mio, no, io faccio l'artigiano, faccio il falegname. Cioè, questo discorso che stiamo facendo è molto presente. Poi, magari perché sia stato introdotto molto più facilmente, magari sai, l'artigianato, realtà contadina, erano molto affini. E quello che accade quotidianamente per me, per esempio, è avere dei colleghi con cui collaboro sotto quest'ottica. Magari c'è necessità di fare un lavoro molto complicato. E quindi si ricorre all'aiuto di un artigiano pari, di un pari artigiano che può darti una mano senza uno scambio di moneta. Praticamente si spendono delle giornate a lavorare da lui, poi con la certezza che magari ti ritorna in un aiuto in Questo futuro. tipo di. E, allora, la considerazione che facevo è che mi sembra, cioè, questo modo di lavorare è tipico di quei lavori o comunque di quelle realtà dove l'opera alla fine ha un valore aggiunto rispetto a quello che è poi il semplice guadagno. Non so se capite quello che voglio dire. Cioè, alla fine la mia opera, oppure anche quella di Andrea, è quello che conta. Non conta, non contano i soldi che poi mi arrivano da quel lavoro. Conta che io faccia bene quel lavoro. Anche il modo con cui lo Esatto. fai, e quindi E la quindi cooperazione, ritorniamo alla parola La chiave. cooperazione è utile in quest'ottica appunto perché qualcuno riesce a darmi magari una visione del lavoro che io faccio diversa o comunque può migliorare il mio lavoro in quel senso lì. Quando viene meno l'idea di dover guadagnare a tutti i costi, questa realtà si applica benissimo, secondo me. Quindi ecco, è una riflessione in questo senso, magari voglio sapere che ne pensi. Una riflessione condivisibile, aggiungerei che questo non significa, cioè, che l'aspetto economico della questione non è per nulla importante. Anzi, se lavori in un'azienda o diciamo così, lo fai anche per ragioni private, perché insomma, per il tuo software, faccio l'esempio di un fotografo che magari può usare un programma di fotoritocco qualunque, anche open source. Lo fa per mestiere, diciamo così, il ritorno, diciamo, economico che viene dall'utilizzo di questo programma, non paga la licenza di Photoshop o quello che sia, magari ha È un certo peso, utile, no? È utile, c'è un certo peso. Quindi, insomma, l'aspetto economico non è totalmente secondario in queste cose. Anzi, per l'azienda direi è primario, comunque, perché l'azienda ragiona su basi economiche, non facciamo cose perché è giusto farle, ma primariamente perché ci conviene farle, diciamo, perché magari se vuole. Però sì, insomma, dal punto di vista personale delle singole persone, diciamo così, che lavorano in questo mondo, e in tutti gli altri mondi di cui parlavamo prima, cooperative, circoli, associazioni, eccetera, io credo, insomma, che l'aspetto economico non sia la molla fondamentale che muove le persone, ma sia appunto un aspetto diverso, cioè quello del collaborare, per un fine comune, che può essere appunto, diciamo, più diverso, può essere organizzare una serata insieme, andarsi a mangiare una pizza, può essere qualunque cosa, veramente molto, molto terra terra, se volete, a progetti tecnici di valore, insomma, tecnico elevato, piuttosto che, insomma, fini politici, se volete, anche quelli ci stanno, sono legittimamente in tutto questo, no? Avere un obiettivo politico
di qualche tipo, migliorare la condizione di lavoro di qualcuno, migliorare la condizione di vita in un determinato luogo, posto, provincia, quello che volete, Migliorare comune. anche le condizioni ambientali, magari Le del posto in condizioni cui si ambientali, vive. esatto, abbiamo parlato di associazioni o di enti che si occupano di ambiente, molti lo fanno seguendo dei principi simili a questi, questi di cui parlavamo stasera. Quindi, insomma, sicuramente l'aspetto economico, per chiudere la riflessione, non è, io credo non sia tra gli aspetti fondamentali, o insomma, il primo aspetto che questo tipo di realtà valuta, insomma. Forse la domanda sua, cioè, cerco di riproporla, nel senso, ok, è ovvio che nel momento in cui c'è un'azienda l'aspetto economico è fondamentale, ma forse quello che diceva lui era, forse per lavorare in queste aziende è importante l'aspetto motivazionale, cioè nel senso, probabilmente se tu non condividessi questo tipo di idee non riusciresti a lavorare in questo tipo di contesto, Allora, cioè, riformulando la tua domanda. è parzialmente vero, sì, sono d'accordo, insomma, se in ambienti come questi, diciamo, in ambienti collaborativi, ti trovi più a tuo agio se tu credi nella collaborazione tra le persone, no? Cioè, è naturale, cioè, se qualcuno non crede nella collaborazione e crede di riuscire a fare le cose meglio da solo, evidentemente in un ambiente in cui, insomma, la collaborazione è il modo in cui si lavora costantemente tutti i giorni. Cioè, si trova un po' spaesato, un po' fuori dal suo elemento naturale. Ma forse l'aspetto, cioè quello che diceva anche Samuele era, cioè, potrebbe un giorno arrivare questo aspetto organizzativo ad avere un valore aggiunto sul prodotto finale? Cioè, è questa forse la reale domanda, capito? Io credo che quel giorno sia già arrivato, in Ecco, realtà, nel questa. senso, sì, per rispondere, insomma, a questa insomma, tua Riformulazione. sì, direi che quel giorno è già arrivato, perché sostanzialmente i prodotti che sviluppiamo in questa maniera, in maniera collaborativa e non competitiva, sono già una spanna sopra gli altri, ma non nel nostro No, lavoro in no, no, particolare, non mi riferisco ovviamente. in particolare ai nostri prodotti, non vorrei che fosse una roba tipo No, alla pubblicità. No, no. ci sono altre aziende, altre enormi grandi aziende informatiche come Facebook, Google, la stessa Apple, che producono e lavorano non, diciamo, massima nella maggior parte, diciamo, la maggior parte dello software non è totalmente open source, ma collaborano e scrivono tonnellate di codice open source e lo fanno perché appunto ne hanno economica, evidentemente nessuno non farebbe una roba del genere se non fosse conveniente, no? Cioè davvero mica sono Esatto, pazzi, si no, sparano nei no, no, piedi, infatti cioè, è una questione è meramente. evidente che questo modo di lavorare conviene, ma per tornare a bomba, diciamo, al tema principale, lo sapevano benissimo i nostri nonni, cioè se conveniva collaborare con il vicino di casa perché c'era un ritorno per Proprio tutti. anche la parola open è la porta aperta, quindi Esatto. Sì, no, l'idea è sta quella, cioè tutto lì. conviene collaborare perché conviene a tutti, semplicemente, cioè aiutando mio nonno quando veniva tuo nonno ad aiutarlo ne riceveva un utile, ma l'utile poi si intendeva restituito, Viceversa, certo. chiaramente se uno mancava la parola, da quel punto in poi si interrompeva la collaborazione, è evidente, no? Insomma, nessuno Senza seconda possibilità, dici tu. insomma, magari una seconda possibilità si dà, insomma, erano altri tempi, non lo so, però. Dura. C'è un'altra. Sì, no, così giusto per riassumere un attimo quello che avete detto. Quindi, comunque, all'interno della comunità open, il concetto di fiducia reciproca tra persone che collaborano è un concetto fondamentale, anche quello che dicevi Assolutamente. sull'inclusione, no? Assolutamente, assolutamente. La fiducia è alla base di tutto in queste cose qui. Chiaramente, se non c'è, le revisioni che ci facciamo l'un l'altro quando lavoriamo sul codice comune, chiaramente ci fidiamo, insomma, che chi sta collaborando lo faccia nella maniera migliore possibile e al massimo, insomma, di quelle che sono le sue conoscenze. Se io pensassi che chiaramente qualcuno che sta mettendo mano al codice lo fa per introdurre dei problemi, per metterci il bastone tra le ruote, cioè, sta cosa sarebbe. Non che non sia successo, tra l'altro, questa cosa. No, recentemente, no, sono questioni abbastanza tecniche, però recentemente, una questione anche abbastanza strana, un'università americana, un gruppo di ricerca dell'università americana ha, come dire, fatto un tipo di lavoro quasi sociologico, diciamo, sugli sviluppatori del kernel Linux. Grazie. E
ha introdotto artificialmente, diciamo così, e volontariamente, ha provato, insomma, a introdurre problemi all'interno, invece di risolverli, diciamo così, proponendo delle patch che risolvevano dei problemi, Ne hanno inseriti altri. provavano ad inserirne altri. E in un paio di casi hanno, insomma, sembra che hanno anche avuto un minimo di successo, diciamo così, sono state considerate queste patch per l'inclusione. Chiaramente non erano problemi ovvi, stiamo parlando insomma, di cose abbastanza. E questo ha generato una reazione, diciamo così, da parte della comunità abbastanza forte. Tutte le patch fatte da questi signori, dai, sono state rimosse dalla prima all'ultima, anche quelle insomma che erano, tra virgolette, sane, perché chiaramente a quel punto non ci si può più fidare che tu stai facendo un lavoro in buona fede e quel lavoro che tu hai messo e hai contribuito al progetto, io non ho modo di, insomma, di primo acchito di capire e valutare se sia veramente in buona fede o no. E a quel punto tutte le patch sono state rimosse, assolutamente, e si è stato fatto un ragionamento, poi patch per patch, no, cioè, 150, 160, adesso non mi ricordo il numero. Si è fatto un ragionamento una per una di persone insomma molto più competenti di me che si sono messe lì a valutare, a capire se queste patch erano sane, diciamo così, tra virgolette, o introducevano in realtà dei problemi. Alcune di queste sono state to del tutto rimosse, poi alla fine altre sono state parzialmente reintegrate. Insomma, l'università ci ha fatto una pessima, insomma, che il gruppo di ricerca si occupa di questa roba ci ha fatto una pessima figura, perché insomma, ovviamente per questo tipo di progetti bisogna chiedere prima il consenso della comunità su cui si intende sperimentare. Insomma. Poi capite Questo benissimo, se arrivasse qualcuno qua, insomma, con un secondo fine, che potrebbe essere semplicemente anche quello di fare ricerca su come vi state organizzando, no? Di fare un lavoro, scrivere un lavoro, insomma, su come voi vi state organizzando. Se arriva senza comunicarvelo, finge di collaborare, diciamo così, nel frattempo si scrive il suo libro sul progetto che state organizzando e poi se ne va, beh, non è proprio corretto. non è, cioè, insomma, sarebbe una cosa che vi lascerebbe, immagino, un attimo, cioè, va bene che magari alla fine pubblicano un libro su di voi, però, capisci, è una cosa, cioè, un'estorsione di fiducia, diciamo così, per cui uno si sente un attimino tradito. Se questo è vero nei rapporti umani, figuratevi insomma nelle questioni tecniche, insomma, chiaramente nessuno si può più fidare di sta gente. Poi chiaramente ci sono state dietro le quinte una serie di contatti con chi si occupa, diciamo, delle relazioni pubbliche in questa università, e la cosa è stata più o meno aggiustata, il conflitto è stato gestito, è stato aggiustato dal punto di vista tecnico e anche dal punto di vista Di dei rapporto rapporti, di che relazione. altrimenti chiaramente nessuno si può più fidare del lavoro che fa l'università, perché sul kernel, perché chissà questi cosa stanno facendo adesso, cosa hanno in mente, qual è il secondo, Come si terzo, quinto. vogliono sfruttare e utilizzare. Insomma, anche in questo caso mi pare di poter dire che tutto sommato la comunità si è saputa difendere. La cosa è venuta a conoscenza perché poi, ovviamente, facendo questo lavoro, chi ha lavorato anche in gruppo di ricerca ha pubblicato un paper scientifico che raccontava di questo tentativo e dei risultati, insomma, che avevano ottenuto. Quindi era un lavoro scientifico e come tale è stato pubblicato, quindi la cosa è uscita, è diventata di pubblico dominio e c'è stata una risposta forte della comunità. Però chiaramente non si esclude che ci siano attori, diciamo così, più, come Illustri? dire, non illustri, anzi direi più nell'ombra, che tentano insomma di fare queste manovre di questo tipo per conto di chissà chi, insomma. Chiaramente la comunità vigila e nel momento in cui si scopre un problema, Questo giusto. viene in mente, c'è un parallelismo anche in questo con alcune antiche tradizioni, nel senso, spesso e volentieri si cioè, ho sentito parlare da parte di anziani, comunque persone di una certa età, di Di No, invidia? No. no, persone truffaldine, diciamo, che popolarono all'epoca le comunità paesane, ecco, quindi che magari facevano buon viso a cattivo gioco e insomma poi le esclamazioni su queste persone non sono replicabili, però Sì, con però questo. poi vengono No, smascherate. ma spesso e volentieri prima la comunità le accettava, nel senso, le accettava per quello che erano. Capito? Quindi Sì. sapevano, erano a conoscenza di tale sistema, tra virgolette, truffaldino, e magari sapevano come evitarlo, avevano trovato degli anticorpi, diciamo, a tali sistemi, e quindi si riusciva ad evitare che potesse creare fin troppi danni. E qui forse ci sarebbe da fare una digressione lunghissima sul fatto che magari poi questi tipi di comportamenti, anche con il cambio di società, con il cambio di economia, si siano
rafforzati, e forse oggi uno dei grandi problemi delle comunità è questo, che una patch con dei problemi si sia installata all'interno di alcune comunità e adesso stiamo riscontrando i problemi. Ma infatti il problema enorme, adesso stiamo forse dilungando su questo argomento, il problema enorme, diciamo, di questo nuovo modello di società, insomma, in cui ci troviamo a vivere rispetto a quello dei nostri nonni, è appunto che le interazioni si sono fatte sempre più one shot, cioè Esatto. singole, no? Vado dal signore che, insomma, sa fare quel lavoro, prendo quello che chiedo, pago, e E poi non lo chiude vedo. lì. E poi il rapporto si chiude lì, no? Molto Esatto. spesso è così. Mentre una volta, come raccontavo prima del rapporto, no? Magari che c'era tra i nostri nonni, tra quelli, insomma, che erano vicini di casa, allora il rapporto era continuo, si estendeva nel corso degli anni. Quindi non c'era nessun interesse a frodare il vicino di casa, tra virgolette, a No, farti certo, dare aiuto e non altrimenti ti restituirlo, interrompevo un rapporto perché la che era collaborazione proficuo. si interrompeva e si creavano, insomma, dei malumori, Ma più che insomma, malumori, anche di forse. peggio, forse, che poteva, insomma. Ma forse, cioè, forse la differenza sostanziale è proprio in quello che hai detto tu. Cioè, prima non c'era la necessità di pagamento, nel senso, la scarsa Certo, disponibilità di, questo è un altro appunto, elemento. cioè, era proprio un diverso modo. Era la necessità di Era una avere necessità, aiuto. esatto, chiedere aiuto era importante, capito? Cioè, era impossibile, per dire, raccogliere l'uva per una famiglia, tanta uva in un giorno, perché ovviamente erano in 3, in 4 persone massimo, e ne Certo. servivano 8, 10, 15, Anche di più, quindi certo. era anche una necessità di vita sostanzialmente. Oggi non. Assolutamente, ma cioè, il fatto che la rarefazione dei rapporti umani di cui parlavo prima ti porta anche a non avere nessun incentivo, cioè, a Sì, comportarti certo. bene, tra virgolette, no? Se io ti posso fregare, ottengo un utile immediato, poi non ti vedo più, ma tanto non te l'hai visto più comunque, che me ne frega, no? Esatto, non c'è Cioè, più. non c'è nessun Esatto. interesse a non frodarti, diciamo così, se non quello di mantenere un buon nome verso gli altri clienti, magari se c'è un esercizio commerciale. Tipicamente, insomma, chi fa commercio tende ad evitare questo tipo di rapporti. Ma il motivo è appunto Il lavoro stesso. ed è lo stesso principio che al lavoro nelle comunità poi open source, no? Allora, Certo. chi fa questi commit, diciamo così, queste patch le propone una volta e poi per fare questi tipi di tentativi e poi scappa dalla comunità, non ha nessun interesse, diciamo così, no? A comportarsi, tra virgolette, bene, Bene. no? Potrebbe provare a fare qualcosa di losco o di poco pulito. Mentre chi collabora continuativamente per la comunità, chi è lì dall'inizio, o magari chi entra nella comunità e poi ci rimane per anni, continuando a fare lo stesso tipo di lavoro, aggiustando cose, eccetera, Ah, sì. chiaramente ha un tipo di stima diverso nei confronti dalla comunità stessa. A quel punto, Si comporta nell'ottica di un progetto comune. certo, lavora in un altro tipo di ottica. Ok, siamo arrivati alla fine. C'è un'ultima domanda? Ultima domanda? Vai. Sì, vorrei chiedervi questa cosa. Esiste un legame tra la comunità open source e la tematica della responsabilità sociale d'impresa? Perché prima sentivo parlare, ecco, di un modello relazionale che era fondato anche su una serie di valori e principi condivisi, ecco, quindi mi domandavo se esistesse questo legame. Una bella domanda. Rispondo così, riflettendo in questi pochi secondi che mi sono preso cercando di dirti che era una bella domanda. Allora, credo di sì, diciamo così, perché in qualche modo chi lavora in questo tipo, diciamo, di contesto, seguendo questo tipo di regole, lo fa anche per un certo tipo, insomma, di. Cioè, si prende anche un certo tipo di responsabilità verso la società e verso gli utenti che utilizzano quel software, diciamo così, no? Quindi lavorare su software open significa che chi si mette lì sopra, diciamo così, in qualche maniera ha l'idea che poi questo software possa essere utilizzato negli anni a venire e diventi, appunto, qualcuno diceva prima, bene comune, no? Secondo me questo è molto simile a chi come impresa, diciamo così, si occupa della manutenzione magari di boschi piuttosto che di altri beni comuni di questo tipo, fiumi, laghi, insomma, dell'ambiente, o anche semplicemente della gestione appunto delle comunità. Chi fa il vostro lavoro, insomma, Esatto, no, in qualche modo. mi viene in mente, cioè, noi adesso stiamo pensando alla scadenza del nostro mandato, tra virgolette, 3 anni,
Il nostro obiettivo è quello di coinvolgere più persone possibile, nuove, che mandassero avanti, ecco, quello che dicevi prima, la prosecuzione di un progetto, che mandassero avanti quello che noi abbiamo iniziato 3 anni fa. E questo è l'obiettivo, secondo me, del lavorare su un determinato progetto. Questa per me è una delle quattro libertà di cui parlavi prima, no? Mandare avanti una cosa che si è creata insieme e quindi dare Trasmettere. l'opportunità e quindi trasmettere anche la passione agli altri per poter dare l'opportunità di vivere quello che noi abbiamo vissuto, sia organizzando ma anche proponendo e coinvolgendo. Perché il bello di organizzare queste cose è poi quello di ricevere diciamo la testimonianza di chi poi insomma Si diverte, si insomma, diverte e partecipa a questo tipo di partecipa evento. alle iniziative. Guarda, sono assolutamente d'accordo su questa cosa, e cioè, anche come programmatore, diciamo, per fare un parallelo così molto banale, anche per me, insomma, è bello vedersi poi ringraziare da qualcuno. Ah, grazie, mi hai risolto un problema, finalmente, insomma, non ce la facevo più. Vedersi apprezzato, insomma, per questo tipo di robe è sicuramente un incentivo a continuare a fare questo lavoro, no? E penso per voi sia lo stesso. Sono sicuro che riuscirete, insomma, a trovare chi vi sostituirà o chi continuerà a collaborare con voi, diciamo così, in futuro. Sono E sicuro. poi dietro di voi, dietro di te, c'hai delle cornici che sono cornici open. E questo, diciamo, è l'invito a chi entra in questa stanza a scrivere, come dicevi prima, no? Un disegno sul muro. È questo qui, il A riempire queste concetto. cornici, insomma. Abbiamo Ovviamente. scritto. Va bene, allora ringraziamo Andrea. Grazie Grazie a Andrea, voi, grazie. venire, sostenitore del giorno zero. Allora, rimandiamo l'appuntamento a settimana prossima con un'altra puntata, sempre di lunedì sera, questa volta con una ricercatrice dell'Università di Cagliari, e parleremo di dinamiche di spopolamento e di ricostruzione di comunità. E ringraziamo Arcimarche per l'opportunità, insomma, di poter appunto sviluppare queste idee e essere oggi qui. Ringraziamo la Regione Marche nell'ambito del progetto Rigenerarci e il Ministero dello Sviluppo Economico. E vi aspettiamo lunedì prossimo. Un saluto dal Grillo. Buonanotte, arrivederci.